L'Avellino Calcio si è costituito parte civile nel processo ripreso oggi a Torino per il crack della casa automobilistica De Tommaso. La società sportiva patrocinata dall'avvocato Innocenzo Massaro ha così affiancato la regione Piemonte e oltre 400 ex lavoratori dell'azienda. L'Avellino si è costituito contro un solo imputato per un episodio emerso nel corso delle indagini. La vicenda è quella di una polizza fideiussoria che era stata proposta agli incaricati della società avellinese per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2012-2013. Documento che risultò fasullo e ora il club è considerato persona offesa da una truffa. Il procedimento penale principale riguarda la De Tommaso Automobili S.p.A. e un'altra serie di imputati, e tra i quali vi è un broker che nel 2012 offrì all'Avellino Calcio una polizza fideiussoria che si è poi rivelata falsa. Una fideiussione che l'Avellino rifiutò, salvandosi da ovvie e conseguenziali problematiche di natura sportiva. Nel momento in cui si ebbe sentore della falsità della fideiussione, il presidente Walter Taccone strappò questa polizza fideiussoria e iscrisse l'Avellino Calcio, all'epoca era il campionato di Lega Pro 2012-2013, cacciando di tasca propria la somma necessaria per l'iscrizione.